Un microfono davanti, sei pronto ad attaccare. Troppi nemici che c'è, che non posso sbagliare. Il rap è la mia droga, la mia vita è il mio stare. Pietro all'intervista, pronti a ricordare. Le strade di questo sport sono piene di ostacoli, ma la mia fede e la mia passione sono incredibili. Studio 7 TV, l'avventura è iniziata. Le mie rime taglienti come una lama affilata. Le mie rime taglienti come una lama affilata. Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro, ospite della puntata. Benvenuto alla nuova puntata, abbiamo ospite Manuel Merigo a questo punto, ma noi ci siamo lasciati due anni fa per presentare un disco della band. Oggi siamo qui con Manuel per presentare il disco da solista. Ma a questo punto la prima domanda che ci sorge spontanea: in questi due anni come è cambiato Manuel? Soprattutto è stata una scelta difficile fare questo cambiamento. Ma allora innanzitutto non lo definirei un cambiamento, semplicemente una parte di me che con Insidia, ad esempio, non si vede. Quindi l'idea di fare un album strumentale l'avevo in cantiere da tanti anni. È arrivato un bel giorno, poi mi sono deciso e mi sono messo a comporre e poi ho registrato. Però è una parte di me davvero che ho sempre avuto, quindi non sono portato a suonare solo roba pesante, ma amo anche, diciamo, questo tipo di filone. E a questo punto parliamo appunto di questo disco, Broken Mirror. Quando nasce appunto questo lavoro, come si sviluppa per poi ottenere questo risultato? Ho iniziato a lavorare all'album nel periodo Covid e tutti eravamo fermi, quindi mi sono, diciamo, alzato una mattina e ho deciso che dovevo fare un disco strumentale. È andato veramente così. Quindi ho cominciato a scrivere e in questo periodo di inattività io ho cominciato a buttare giù pezzi e poi ho cominciato ad arrangiare, sono andato in studio, ho registrato. Ma è stato un processo, diciamo, piuttosto naturale. Diciamo che ero in canna, quindi mi sono messo a comporre, è uscito tutto abbastanza in modo naturale, senza forzature. Ma un album dove effettivamente il rock, la chitarra, ha tante sfaccettature, perché noi pensiamo che la chitarra sia soltanto quella classica o metal, quella dura. In realtà tu in questo disco dai tante sfaccettature, da Black Sun a Fire, cioè ci sono tanti modi di intraprendere e vedere l'utilizzo della chitarra. E sono esattamente io, è un percorso che ho fatto negli anni, quindi quello che senti è quello che ho suonato, è quello che davvero avevo dentro, i miei stati d'animo in quel momento. Quindi ho iniziato a buttare giù pezzi. Tendo a comporre in modo molto melodico, ma lo faccio comunque da sempre, anche con Insidia. Gli assoli, che comunque, parlando sempre di assoli, tendono ad essere sempre molto cantabili. È una mia, diciamo, credo, caratteristica. Sono cresciuto con chitarristi che suonano in quel modo. Se devo citare chitarristi, ad esempio, che amo molto, in primis Joe Satriani. Questo disco credo che sposi un po' quel modo di vedere un disco strumentale. Ho cercato di calibrare bene l'aspetto tecnico con quello melodico, quindi non volevo fare un disco totalmente virtuoso, volevo fare un disco che contenesse delle canzoni che si potessero cantare, che magari potessero
possano piacere anche a chi non ascolta prettamente dischi strumentali. Ok, ho puntato a quello, spero di esserci riuscito, tra l'altro. Nella realizzazione di questo disco, nella realizzazione dei brani, è nato un primo riff, un beat, oppure così, anche dalle stesse parole che poi non hai inserito, ti hanno dato lo spunto per poter partire con la realizzazione del brano? Ma no, allora quando compongo in genere, cerco di tirare fuori quello che è un po' il mio umore in quel momento. Quindi i pezzi, tra l'altro, ci sono pezzi dove forse risentono un po' anche del periodo poco bello in cui ci si trovava in quegli anni. Ok, quindi ad esempio Sign and Scream, si vede che urlano, è legato molto, l'ho composto quando proprio sentivo le sirene che andavano, cioè una dietro l'altra, che urlavano. E io ho cercato un pochino di tirar fuori quello che provavo in quel momento. E gli altri pezzi la stessa cosa, ci sono pezzi magari un pochino più grintosi, pezzi molto più calmi, più melodici, più tristi anche, devo dire, ma è davvero legato allo stato d'animo. E invece una copertina Non ti sento. dicevo, in questo caso la copertina rappresenta un pochettino tutto questo disco, dove questi frammenti di uno specchio cercano di rappresentare un po' più tutte le sfaccettature della tua immagine, soprattutto della tua anima Esattamente. rock. Esatto, l'idea della copertina è esattamente questo. Sono le mie varie sfaccettature, quindi non sono solo un chitarrista trash, ma sono anche comunque anche altro. La copertina vuole diciamo, rappresentare questo. Sì, l'hai colto nel segno. E tu citavi Gio Satriani, immagino che sia stato uno di quelli che comunque vada a prendi come, non come ispirazione, ma comunque vada te lo porti un po' dietro come tanti altri chitarristi su quel genere che spaziano in realtà l'immagine di questa chitarra che sembra rock, ma a volte può essere molto dolce, come molto, molto dura. Perdonami, ma è andato via il Non segnale, non ho capito cosa mi hai detto. allora, dicevo, tu hai citato Gio Satriani, dove la chitarra la utilizza in momenti in cui è molto dolce, ma anche molto dura in alcuni frangenti. Quindi hai preso un po' ispirazione, sensazione del modo di utilizzare la chitarra di questo, oppure indipendentemente hai adattato un pochettino il tuo modo di lavorare anche dagli Insidia al modo generico? Ma no, hai citato Satriani e io appunto, come dicevo prima, sposo quel modo di comporre. Quindi sono cresciuto molto con Satriani. Satriani l'ho studiato, tuttora lo venero. È un chitarrista che io amo davvero tanto, perché sa comporre in quel modo lì. Sa suonare in maniera magari molto, molto, anche cattiva. Magari cattivo anche un po' troppo, diciamo, come termine, anche troppo, però riesce a essere molto grintoso, però anche molto dolce. E mi piacciono questi tipi di chitarristi. Infatti, non c'è solo lui, ad esempio, anche Skolnick di Testament è un chitarrista che va in quella direzione. Cioè, non sono catalogati solo con una tecnica specifica, ma cioè, tendono a mescolare varie tecniche, ne fanno un pastone e poi tirano fuori tutto quello che è il loro bagaglio tecnico e lo buttano appunto in musica. Lo trovo una cosa fantastica perché senti davvero quello che è il chitarrista. Secondo me questo, ma anche citando, posso citare anche Kirk Hammett. Kirk Hammett è un chitarrista che magari nel 2024
un po' di anni viene anche un po', diciamo, denigrato, ma in realtà gli assoli che lui ha fatto, specialmente nei dischi, diciamo, storici, sono assoli comunque che ti rimangono in testa e sono assoli, cioè, bellissimi. Invece, qual è stata la sensazione che hai provato nel vedere le facce di chi ha ascoltato per la prima volta il lavoro finito? Vedere le loro facce sorprese o emozionate, perché la musica genera doppia sensazione, o sorpresa o emozioni, o entrambi. Oh, ma mi ha fatto piacere, ma mi ha fatto piacere e a tratti anche un po' sorridere perché vedo che il disco è apprezzato anche da chi non ascolta prettamente metal ho ricevuto apprezzamenti appunto anche da persone che davvero non ascoltano quella roba lì. Quindi mi ha fatto doppiamente piacere e mi sono sentito dire magari, cazzo, non fai casino stavolta. Fai della musica che si capisce, molto melodica. Per uno che non ascolta l'heavy metal o il thrash, devo dire che è un complimento, no? Quindi cioè, vuol dire che probabilmente sono arrivato a cogliere nel segno quello che avevo in mente. No, fa piacere comunque, sì. E invece nel vedere la copertina, qualcuno è rimasto sorpreso oppure è riuscito a cogliere il senso logico dell'immagine che rappresentava e soprattutto chi ha realizzato questa copertina? La copertina è stata come idea? Sì, Stai parlando come come idea, ma idea? soprattutto poi l'espressione che hanno fatto le persone che l'hanno poi vista successivamente. L'idea l'ho avuta io. L'ho pensata io. E quando l'hanno vista, la sorpresa è stata, diciamo, quello che ha pensato le persone è più o meno quello che hai pensato tu. Ci sono arrivati, bene o male, quasi tutti. Hanno capito che penso si capisca che l'idea della copertina di uno specchio infranto con la mia immagine riflessa così tutta spezzettata significhi quello. E credo sia abbastanza chiaro e quindi non c'è stato, diciamo, bisogno di dare troppe spiegazioni. E a questo punto lo hai già suonato dal vivo oppure è imminente suonarlo, comunque portarlo dal vivo questo disco? Allora, l'idea mi piace molto, però ho deciso di vedere come va passo per passo l'album. Se vedo che comunque adesso è uscito da poco, è uscito il 29 del mese di marzo, quindi è presto. Se vedo che comunque l'album viene accolto bene, penso che non mi dispiacerà portarlo dal vivo. È una cosa, sarebbe, diciamo, il completamento di un sogno. Il disco l'ho fatto, se riesco a portarlo dal vivo sarebbe davvero il massimo. Speriamo. Come lavoro da solista è il primo oppure pare che sia il primo, giusto? Sì, come album ufficiale, sì. Io ho fatto nel 2002, avevo fatto una demo di quattro pezzi. Quattro pezzi, sì, però era rimasta lì una demo. Poi, appunto, mi ero ripromesso di andare avanti e poi invece sono arrivati altri impegni e poi gli anni passano e quando gli anni passano capisci che arrivi a un certo momento che dici, insomma, è ora che mi decida di farlo. Infatti, appunto, sono riuscito a realizzare quello che per me era un sogno. E invece i commenti che ti hanno fatto i tuoi colleghi degli Insidia, perché gli Insidia esistono, quindi la prima sensazione che hai visto più che nelle loro parole, nel loro atteggiamento, nel loro viso, cosa hai pensato e cosa ti è rimasto in mente di quell'atteggiamento nell'ascoltare? Loro hanno ascoltato i brani. Ma no, ma guarda, sono stati tutti davvero molto positivi, nel senso che comunque allora, premetto che il batterista è Paolo, per cui dell'Insidia. Quindi lui
ce l'ho già dalla mia parte. No, ma poi anche Fabio e Ale comunque sono rimasti colpiti, nel senso che mi è piaciuto Fabio, poi Fabio specialmente, che essendo un bassista, non è un amante dei chitarristi, diciamo, virtuosi, però il disco l'ho apprezzato, quindi mi ha fatto piacere davvero. No, sono tutti dalla mia parte. E tra i brani quelli presenti nel disco, c'è un brano che non è che sono tutti belli, chiaramente, però quello che un pochettino ti ha dato più difficoltà, ma nel prodotto finale ti ha realizzato molto di più rispetto, comunque, vale a quell'altro che l'hai fatto velocemente, è molto bello, però quello è stato un lavoro più complesso, ma alla fine il risultato ti ha anche sorpreso poi alla fine. Beh, quello che mi ha, diciamo, creato più difficoltà è l'ultimo, è Purple Flower. Quello mi ha creato un po' di difficoltà. Non saprei dirti perché semplicemente è così, nel senso che in fase di composizione non riuscivo a trovare troppo la quadra e ci ho messo parecchio tempo. Magari anche più del dovuto, tanto è vero che sono arrivato in studio che non l'avevo, cioè, dopo 1.000 cambiamenti sono riuscito, diciamo, ad arrivare alla soluzione proprio quando ero in studio, cosa che in genere si va con tutto pronto. Io in quel caso quel pezzo non era pronto e quindi l'ho finito, ecco. Però ce l'ho fatta, insomma. Possiamo dire che in quel caso il brano l'hai improvvisato nella modifica dello stesso brano finale. Ho cercato di tirar fuori, allora, come tutti i pezzi, di tirar fuori tutto quello che ho, diciamo, dentro. Quindi a volte può succedere che si faccia più fatica, ci sono vari motivi. Magari, lo so, c'è il giorno dove non gira molto bene, quindi non riesci a tirar fuori qualcosa che ti soddisfa. Quindi alla fine, insomma, ecco, ripeto, ce l'ho fatta e basta, sono ok. Succede comunque. Citando un film, visto che l'altro giorno citavamo Il pianista sull'oceano, dove lui registra questo disco e lui improvvisa vedendo questa donna che passa tra gli oblò. Noi immaginiamo tu seduto sulla seggiola che con questa chitarra vedi passare qualcosa oppure i tuoi pensieri. A quel punto prendi la chitarra e inizi un accordo, un suono. Possiamo immaginarlo in questo modo, la realizzazione del tuo disco? Beh, anche sì, poi si può rimanere influenzati da qualsiasi cosa, non so, da una visita di una città, dal mare, dalla montagna. Sono molteplici poi i motivi del perché poi uno si siede e comincia a scrivere. Devo dire che in quel periodo, quando decisi di mettermi lì e cominciare a registrare, a comporre, devo dire che i pezzi sono poi usciti comunque tutti abbastanza velocemente a livello di stesura. Poi ci ho messo parecchio di più ad arrangiare. Arrangiare è la parte, secondo me, più importante di una canzone, perché mettere giù gli accordi e poi cominciare a suonarci sopra non è poi così complicato, ma gli arrangiamenti sono la fase più complicata, ma anche allo stesso tempo più interessante. È quello che rende la canzone interessante, a mio avviso. L'ultima curiosità, ci sono cose particolari che ricordi o aneddoti nella realizzazione del disco? Allora, devo precisare e ricordare, perché sennò poi il mio grandissimo amico Peso dei Necrodet, se non lo dico poi mi lincia. No, allora, in un pezzo in Black Sun la batteria è lui che la suona. Quindi, ecco, questo è stato un piacere immenso, perché
ci conosciamo da più di 30 anni, e appunto in quel periodo, quando poi gli dissi che ovviamente di fare un disco strumentale, si è offerto di suonare in un pezzo, e io quando me l'ha chiesto sono davvero rimasto estasiato e mi ha fatto veramente tanto piacere. Quindi il fatto che ci sia dentro lui in quella canzone è un valore aggiunto al disco, davvero. E questo ci siamo sentiti spesso, quindi devo dire che poi non ho avuto, diciamo, bisogno di dare troppe indicazioni a Peso. Gli ho detto, gli ho mandato la preproduzione, gli ho detto fai quello che ti senti, e lui me l'ha mandato dopo una decina di giorni, e devo dire che ha fatto un buonissimo lavoro. E a questo punto, noi ti ringraziamo per essere stato ospite. Se avessimo dimenticato qualcosa di particolare di questo disco, che ripetiamo, l'abbiamo ascoltato ed è molto bello, che cosa avremmo dimenticato? Dimenticato, dimenticato, non credo nulla, penso di essere stato abbastanza esaustivo, nel senso tutto quello che volevo dirti l'ho detto, quindi no, spero che davvero chi ascolta il disco, chi ascolta l'album ne rimanga colpito. Una cosa l'ho dimenticata, ho girato poi anche un videoclip. Ok, di Walking in the Void, e non so se l'hai visto poi tu, hai avuto modo di vederlo. Ok, e anche questo è uno dei pezzi che sento più vicino a me, perché non so darti una ragione particolare, però è un pezzo che a me piace particolarmente, del motivo perché poi l'ho scelto. È un pezzo che quando ho iniziato a comporre pensavo di voler fare un pezzo, diciamo, che avesse un po' quella sensazione di sospeso nell'aria. E così ho iniziato a registrare, e poi appunto ho deciso di fare questo video girato a Milano. Potrei vedere che nel video c'è questa attrice. Insomma, è stata molto molto brava, Miki Barbieri, ci tengo a precisarlo, che è davvero molto molto brava, e niente, ecco, ho girato questo video, adesso vedremo se più avanti, magari potrebbe essere che magari ne farò un altro, non lo so ancora, però vediamo, La, cosa riserverà il l'idea futuro. del, l'idea della, della realizzazione completa del video c'è anche la tua opera, oppure ti sei affidato a un regista che ha studiato ascoltando il brano cosa fare? Mi sono affidato a Maurizio Del Piccolo della Movidal, e io gli ho dato il pezzo, lui ha creato, diciamo, una trama, e mi sono assolutamente affidato a lui. Ecco, lì non arrivo a, diciamo, a creare trame, insomma, ecco, penso abbia fatto un buon lavoro, ecco. E la tua immagine, la tua sensazione al primo impatto con il video, qual è stata? Mi è davvero piaciuto molto, non ho un altro aggettivo, l'ho trovato davvero davvero bello, assolutamente in sintonia con la canzone. Sì, mi è piaciuto molto, poi ho utilizzato anche lo specchio, ci ha fatto un buonissimo lavoro. Tra le chitarre che c'è dietro, qual è che hai usato per suonare dei vari brani, visto che c'è tante chitarre dietro, o nessuna dei tre che No, vediamo? ne ho usate davvero tante, ma tante, tante, tante ne ho usate. Penso di aver usato una quindicina di chitarre. Sì, poi ho sperimentato molto con i pick-up, perché se ascolti bene il disco si puoi sentire che ci sono vari suoni, non è tutto uguale. A volte usavo, andando nel tecnico, utilizzavo il pick-up al ponte, a volte al manico, a volte usavo il pick-up un single, a volte un humbucker molto cattivo.
Insomma, in base al tipo di solo che dovevo fare, all'umore che volevo ottenere, utilizzavo appunto. Ho sperimentato molto, molto. C'è una chitarra a cui in realtà, nonostante sia datata, sia un pochettino malandata, diciamo, perché per suonare, però ti porti dietro perché in fondo è parte del tuo braccio quella chitarra. Non so se la vedi quella lì, quella ne sono tutte nere. Quella, Aspetta. ecco, quella col, quella con, perfetto. Questa. Questa ci sono, che poi non è una chitarra, diciamo, particolarmente pregiata, però con questa ci ho registrato Istinto e Rabbia, l'ho utilizzata anche in Guarda dentro te, l'ho utilizzata ancora a Chi penso inganno. Nell'ultimo album di Insidia no, di Luce d'Aria no, però ecco, questa è una chitarra che ha più di 30 anni e ci sono particolarmente legato. Con Ibanez, faccio pubblicità occulta. Per noi hai accettato. E a questo punto noi intanto ti ringraziamo per essere stato ospite e ci diamo appuntamento a fine estate, così ci racconterai quando se riuscirai a portare dal vivo questo disco e le sensazioni che porterai e regalerai a chi ti ascolterà, perché il disco, diciamo che non l'abbiamo ripetuto, tanto lo ripetiamo che è bellissimo. E ci mancano di nuovo due cose fondamentali: dove poterti raggiungere, soprattutto il disco è in formato fisico o solo in digitale? Il disco è uscito anche in formato fisico in CD, e poi lo si può trovare su tutte le piattaforme digitali. Chi lo volesse acquistare può contattare direttamente me sulla mia pagina Facebook o Instagram, oppure richiedo direttamente alla Punishment, che è l'etichetta che mi ha pubblicato l'album. E Saluti poi finali. appunto ci sentiremo molto volentieri fine estate, con la speranza di darti, diciamo, delle buone notizie. Studio 7 TV e Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro, ospite della puntata. Microfono davanti, sei pronto ad attaccare. Trappi nel piceno che non posso sbagliare. Il rap è la mia droga, la mia vita è il mio stare. Pietro all'intervista, pronti a ricordare. Le strade di questo sport sono piene di ostacoli, ma la mia fede e la mia passione sono incredibili. Studio 7 TV, l'avventura è iniziata. Le mie rime taglienti come una lama affilata. Le mie rime taglienti come una lama affilata.